L'Associazione Italiana Celiachia organizza a Pesaro un corso gratuito. Come è nato questo progetto e a chi è rivolto? Il progetto è rivolto a tutti i ristoratori, bar, pizzerie, bar, qualsiasi persona o gestore di un locale pubblico che ha il piacere di informarsi su questa patologia, che comunque non dimentichiamo, ci stiamo parlando non di un stile di vita ma di una obbligatorietà, visto e considerato che la celiachia è una malattia e che i nostri migliori, la nostra farmacia, la nostra cura la troviamo proprio a tavola. Questi corsi verranno fatti sulla città di Fano e di Pesaro, ma soprattutto grazie al coinvolgimento Luciano Cecchini e di Paolo Costantini, che hanno fortemente voluto in qualche maniera questa informazione, informare. L'informazione a noi, per noi è basilare. Approfondire che cos'è la celiachia e quindi non un peso, oggi ho una persona celiaca a tavola, ma con piacere dire o mangiare qualcosa ce l'ho anche per te, puoi scegliere, queste sono le cose. Se la conosciamo non ci spaventa, sappiamo quello che contiene glutine, ne possiamo fare a meno. Città di Pesaro, città della cultura, come dove la miglior cultura è anche la tavola, e quindi anche noi in qualche maniera abbiamo voluto esserci. Quando si svolgeranno gli appuntamenti? Martedì 13 e martedì 20. Martedì 13 ci sarà la prima parte teorica, quindi andiamo a conoscere il nostro amico glutine e dove lo troviamo, e parleremo di contaminazioni, mentre martedì 20 ci sarà la parte pratica. Quindi vediamo all'azione degli esperti per far vedere che il glutine in cucina è un grande aiuto, ma anche senza di lui le cose possono venire bene, ma soprattutto buone. Siamo presenti anche al Carnevale di Fano perché i nostri soci qui sul territorio hanno fortemente voluto questa cosa oramai da tantissimi anni, la seguono in prima persona, ma noi siamo soddisfatti di esserci perché riconosciamo nel Carnevale di Fano una manifestazione importante per tutta la regione.